nel cuore delle praterie canadesi. Sì. Una super macchina volante. Un rivoluzionario elicottero da trasporto. Non è un elicottero come tutti gli altri. Lotta nelle condizioni più ostili. No. Se qualche pezzo dovesse cadere, quella torre cadrà loro addosso. Sollevando 1400 tonnellate di acciaio per costruire una nuova linea elettrica. Prendo il comando. Allora vai tu. In una missione ad alto rischio per uomo e macchina. Avanti. Non ti fermare. Vaffa. Scomponendo questa bestia da 25 milioni di dollari, scopriremo i suoi segreti tecnologici. Dagli ingegnosi stabilizzatori che permettono di affrontare i venti più forti, alla doppia turbina dalla potenza di 12 auto da Formula 1. Vi racconteremo come questo straordinario elicottero da trasporto si è evoluto fino a dominare su ogni altra macchina. Nelle grandi praterie canadesi sta per iniziare un'impresa titanica. Questo gruppo di uomini dovrà vedersela con venti a 60 km orari per costruire oltre 100 enormi torri d'acciaio, la spina dorsale di una nuova e vitale linea elettrica. Abbiamo passato l'ultimo anno a prepararci per questo momento. Al comando c'è il caposquadra Jamie Kapner. Questo è il progetto più grande a cui abbia mai lavorato. Sarà una delle opere più grandi nella provincia dell'Alberta, almeno finché vivrò io. Ricca di petrolio, Alberta è in pieno boom. Alla popolazione in crescita serve una rete elettrica all'altezza. Per aumentare la fornitura, è in costruzione una gigantesca linea elettrica da 1,6 miliardi di dollari. In un tratto critico dovrà attraversare 100 km di boscaglia e paludi. Qui la squadra di Jamie ha il compito di innalzare 120 enormi tralicci dell'alta tensione. Il territorio in questione è isolato da qualunque strada. Questa zona brulla e selvaggia risulta inaccessibile alle tradizionali gru. Ma la soluzione arriva dal cielo. È il mega elicottero da trasporto chiamato la gru volante. Sotto la scocca ultraleggera ha 200.000 componenti di alta precisione. Il cuore d'acciaio dell'elicottero è in grado di trasportare 5 fuoristrada. Il motore a doppia turbina sputa gas ardente quanto lava vulcanica. E le pale del rotore girano alla velocità di un aereo a reazione. L'insieme di queste caratteristiche avanzate permette a questo elicottero di sollevare e trasportare carichi eccezionali. E questo gigante americano ha anche un soprannome: Elvis. È arrivato stamattina dall'Oregon insieme a un equipaggio di professionisti. Al primo volo molti restano a bocca aperta, pensano, oh, sarà come guidare un pulmino, perché lo vedono così grosso. È lungo 30 metri, e invece scoprono una Ferrari. Al posto di comando, il pilota Travis Herold. Per noi è come un angelo che ha nostalgia del cielo, perché anche quando è carico sale più in alto di qualunque altro elicottero vuoto. Travis e i suoi copiloti useranno Elvis per sollevare gli enormi tralicci, trasportarli sulla linea e posarli su queste grosse basi. Per rientrare nel budget devono completare la missione in appena 8 giorni. Vogliono fare questa linea e prima sarà pronta meglio è. Nell'Alberta c'è sempre tanto vento e sappiamo già che rischia di ostacolare la nostra missione. Abbiamo un centinaio di uomini al lavoro per avviare il progetto. Dobbiamo costruire 120 torri in 8 giorni e speriamo di farcela. Dobbiamo darci da fare. Abbiamo più di 120 torri da realizzare in una settimana. Bisogna tenere un ritmo molto alto. Fate attenzione a chi sta sulla torre e a chi sta a terra. Prudenza e date il vostro meglio. Al lavoro. Servono 3 piloti per manovrare Elvis. Dick Johnson e Brad Warren vanno nell'abitacolo anteriore. Travis opera dalla cabina di plexiglass sul retro. Progettato per grandi lavori di costruzione, questo è l'unico elicottero al mondo con un pilota rivolto a poppa. Esisteranno solo 5 altri piloti in questo settore che dalla coda dell'elicottero riescono a fare quello che facciamo noi. Prima sfida, sollevare i tralicci dell'elettrodotto. La squadra di Jamie ha montato ciascuna struttura in 2 metà lungo il percorso della linea elettrica. Ora la gru volante deve portare ogni base al suo posto, per poi calarvi la sezione superiore. Mi assicuro che l'attrezzatura sia fissata bene, in modo che quando solleviamo non rimanga incastrata da nessuna parte, con rischio di danneggiare qualcosa. Pesante 4 tonnellate, questa prima base della torre non sembra fatta per volare. Ma presto lo farà.
Crew volante, mi ricevete? Ehi, Jamie, decolliamo fra 10 secondi. Bene, non vedo l'ora di iniziare. Sarà una bella giornata. Sei pronto dietro? Sono pronto. Preparatevi al decollo da ora. Bene, ci sei, Vic? Ci sono. Quasi 10.000 cavalli di potenza sollevano Elvis verso il cielo. Ehi, presto! Preparate i ganci. La squadra di aggancio ha il compito più rischioso: lavorare proprio sotto l'elicottero. Il minimo errore rischia di provocare una vera catastrofe. Il supervisore Chad Hord sa che carne e ossa non possono nulla contro l'acciaio. Se ti cade addosso da 10, 20 metri o anche 30, non puoi uscirne vivo. Manovrare un elicottero a bassa quota e vicino a grosse strutture è molto rischioso. Questo pilota in Nuova Zelanda stava sistemando una decorazione natalizia alta quanto un palazzo quando il cavo ha toccato le pale del rotore. Una scena da brivido. Ma per miracolo nessuno è rimasto ferito. Quanto va veloce! La squadra deve affrontare il vento a 80 km orari prodotto dalle enormi pale. Bene, scendiamo verso la base. Ho il comando, sto cercando di abbassarmi il più possibile. Almeno lasciamo i ganci ai ragazzi giù a terra. Sei a 20 metri! Chad guida la gru volante in modo che i quattro enormi ganci di metallo scendano alla portata dei suoi uomini. 18! 12! Forse questa è la fase più rischiosa. Adesso l'elicottero oscilla un po', forse stanno lottando contro il vento. Proseguiamo, bene così. Proseguiamo, ancora un po'. 3. Hanno i ganci di metallo proprio sopra di loro. È una fase molto critica e qualcuno potrebbe anche farsi male. Piano. Con la sicurezza degli uomini a terra a serio rischio, la gru volante deve garantire una precisione di manovra superiore a qualsiasi normale elicottero. 3 metri. Sì, 2. E questo è possibile grazie a 6 enormi rotori. Bene così. Ciascuna pala è lunga 11 metri e ha un'immensa resistenza. Eppure hanno una pelle di alluminio spessa neanche mezzo millimetro. Per aumentare la capacità di sollevamento, prendono ispirazione dall'elicottero presente in natura. Il seme d'acero riesce a volare lontano dal proprio albero. Ha un'ala che lo tiene sospeso. L'aria attraversa il bordo più spesso spingendolo in alto. Se c'è vento, può volare per chilometri, per mettere radici e spargere il suo DNA. I rotori della gru volante ne riprendono la struttura aerodinamica per sollevare grossi carichi. Ciascuna pala gira a 790 km orari, veloce quanto un aereo a reazione. Il pilota può anche modificare l'angolo d'attacco, con massima precisione, per portare Elvis proprio dove serve alla squadra di terra. Bene, fermo così. Fate in fretta. Agganciato. Inizio a girare questa torre. Ho raggiunto un angolo di circa 45 gradi e dovrebbe andare su dritta. Non devo trascinarla né urtarla o roba simile, perché è molto fragile. Una volta a 45 gradi, la struttura della torre viene messa veramente a dura prova. Tutto il peso ricade su quelle due gambe. Sali un po' più in alto. La base di questa torre pesa 4 tonnellate, ma al momento è retta solo da due fragili gambe. Se cedono, l'intera struttura crollerà addosso alla squadra. Indietro, stai dietro! Va tutto bene lassù? Nelle remote praterie canadesi, Jamie Kapner e i suoi uomini hanno appena avviato la costruzione di una fondamentale linea dell'alta tensione. La squadra ha appena 8 giorni di tempo per installare 121 torri d'acciaio. Va tutto bene lassù? Per arrivare nella zona isolata usano una gru volante, un rivoluzionario mega elicottero da trasporto. Indietro, state indietro! La base di 4 tonnellate è in bilico su due gambe fragili e ora è tutto nelle mani del pilota Travis. Deve restare immobile mentre i ragazzi staccano i sostegni o rischiano di colpire l'acciaio. I grossi rotori creano un vento impetuoso che investe in pieno la squadra. Devono vedersela con folate ad oltre 100 km l'ora. Sostegni rimossi, via libera, potete andare. Sì. Vai. Adesso dobbiamo andare a posizionarla. Prossima sfida, un volo di 5 km per collocare la prima torre. L'elicottero è partito, ma spero di arrivare prima sul posto. È dura stargli dietro. Jamie deve rincorrere un elicottero 30 volte più potente del suo pick-up.
Ogni secondo in volo della gru prosciuga il budget. Costa $17,000 l'ora, ovvero circa $5 al secondo. Adesso non abbiamo un attimo da perdere. Bene, tu sei pronto, Dave? Certo, vi aspetto. Vogliamo soltanto far partire i lavori piazzando qualche torre. A terra, Dave Lilsby ha il compito di guidare da solo la struttura di 4 tonnellate, sopra il supporto di base. Scendendo, dovranno affrontare delle correnti d'aria insistenti. Io li aggiornerò sulla loro quota. Hai visto Dave laggiù? È lui, sì. Bene, siete a 12 metri. I piloti davanti non vedono la struttura sospesa. Per questo, Dave comunica loro la distanza in metri tra il fondo della base e la cima del sostegno. 10 metri. Forse adesso anche 8. Bene, prendo io il comando. D'accordo. A 8 metri dal sostegno, i piloti davanti lasciano il comando a Travis nella cabina posteriore. 3, 2, 1. Arrivato a 30 centimetri, devo scivolare sopra la punta di quelle banane. Travis deve calare le gambe della torre nei supporti arancioni detti banane. Basta un passo falso per spezzare questo importante raccordo. È come infilare un pezzo di filo interdentale dentro la cruna di un ago. Questo tipo di operazione è possibile soltanto grazie alla struttura rivoluzionaria dell'elicottero. Mentre i piloti sul davanti hanno una visuale ristretta, sul retro Travis vede chiaramente tutta l'area sottostante. La gru volante è l'unico elicottero al mondo col pilota rivolto a poppa. Travis opera dalla cabina di plexiglass situata sulla coda del velivolo, ricavandone una visuale completa e il massimo controllo. Ogni minimo movimento della leva del ciclico invia segnali rapidissimi attraverso un sistema fly-by-wire. Raggiunta la testa del rotore, cambiano l'inclinazione delle pale, permettendo di manovrare e posizionare l'elicottero con la massima precisione. Uno degli aspetti migliori di questa gru volante è che abbiamo una visuale illimitata di 180 gradi. Vai così. Sei dentro, devi salire un po'. Ancora mezzo metro, pochi centimetri. Così. Ottimo, è dentro. Puoi sghiacciarla. Questa è andata. Perfetto. Facciamolo altre 120 volte. Sembra un buon piano. La prima base è a terra. Ne restano ancora 120. La squadra di Jamie sale a fissare la struttura al sostegno, mentre Elvis torna indietro a prendere la base numero 2. Sto cercando i ragazzi a terra, ma non li vedo. Jed è dietro di noi. Li stiamo aspettando. Grazie alla sua ottima visuale, Travis scorge la squadra. Ok. D'accordo, scendiamo. Bene. L'ampio campo visivo di Elvis è dovuto alla sua forma da insetto. L'interno della spina dorsale di questa gru volante è un'anima interamente realizzata in lega di magnesio e acciaio. Va dalla grossa testa del rotore al gancio di sollevamento, trasferendo il peso del carico dalla scocca del mezzo. Il resto del telaio resta molto snello e consente una visuale panoramica. 3! Scende in fretta! Mezzo metro! Agganciate! No, così non va, capo. Il cavo viola e quello nero vanno all'esterno delle banane. D'accordo, sali un po' più in alto. Da 12 metri d'altezza, Travis nota che i ganci sono fissati ai cavi sbagliati. Se decollasse adesso, la torre potrebbe sbandare contro i colleghi a terra. Quello rosso va bene. Tutto bene, puoi andare. C'è qualche ragazzo proprio alla base a staccare i sostegni. Se non sto attento, rischio di fargli male. Dal suo punto di osservazione, Travis evita un disastro. Ehi, per un pelo! In questo gioco ad alto rischio, a nessun partecipante è concesso distrarsi. Neanche per un istante. Bene, 5 metri. 2 e mezzo. 2, 1. Occhio. Perfetto, è entrata. Puoi schiacciarla e partire. Seconda base a terra. Dobbiamo fare il pieno. Elvis consuma oltre 2500 litri di carburante all'ora. È il momento di fare il pieno alla stazione mobile. Il tempo è denaro. Dobbiamo fare in fretta, ma senza combinare guai. Andiamo. Gli daremo un bel goccio di benzina! 300 litri! Bene, ganci a posto, anche dietro. Abbiamo impiegato 19 minuti. Ciascun rifornimento li mette di fronte a un dilemma. Adesso stanno fermi a terra a contare. Ogni chilo di benzina che mettono è un chilo di acciaio che non potranno trasportare.
È uno scambio. L'elicottero non può restare fermo a lungo. Ma i meccanici sfruttano ogni sosta per fare dei controlli di sicurezza, anche con i rotori in movimento. Tutto a posto, ragazzi. Ripartiamo. Jamie vuole piazzare altre 17 basi in giornata, ma restano 3 ore di luce e Elvis dovrà far vedere di cosa è capace. Vi aspetto! Forza, Vic! Andiamo! Stiamo arrivando! Ottimo! Bene. È bello veder partire una torre dopo l'altra. Così! Agganciatela! Adesso va bene, abbiamo preso il ritmo. Proseguiamo così. Equipaggio e squadra di terra spingono al massimo e alla fine del primo giorno hanno posizionato 20 basi. Ottimo! Complimenti! Bene, hai tu il comando, Victor? Ho il comando. È andata! Sì, bene. Un'ottima giornata. Colazione e pranzo dei campioni. Dopo un giorno degli 8 a disposizione, la squadra deve calare 20 torri sulle basi che hanno posizionato ieri. Ciascuna struttura pesa la bellezza di 7 tonnellate. Come se non bastasse, in questo periodo dell'anno, venti a oltre 80 km orari possono scatenarsi in ogni momento. Il vento sembra intenzionato ad alzarsi. L'elicottero può volare senza difficoltà, ma il posizionamento sarà molto più rischioso. Bene, Elvis è pronto al decollo. Accendiamo i motori. D'accordo, Victor. A te il comando. Ragazzi, mi raccomando, fate attenzione. Qui c'è vento e inizia a soffiare forte, quindi prudenza. Va bene. D'accordo. Ciascuna torre abbraccia di 28 metri e presto sarà in balia di un vento sempre più forte. Agganciate! Questa struttura è tanto larga quanto alta e tutto il peso ricade in alto. Se rompiamo un cavo, potrebbe scivolare giù e colpire l'elicottero risalendo dal lato opposto. Potete andare! La struttura di 7 tonnellate pesa quasi quanto la gru volante stessa. È tra i pochi elicotteri in grado di sollevare un peso pari a suo. Come una formica. Anche loro riescono a farlo. Per sollevare questo colosso in aria, Elvis deve spingere al massimo il suo motore. Bene, tocca a te. Sulla cima della gru volante c'è la potenza di 12 auto da Formula 1. Ogni turbina spara all'interno del motore 21.000 litri di aria ogni secondo, comprimendola nella camera di combustione, dove viene mescolata al carburante e prende fuoco. Il motore dell'elicottero sputa gas alla temperatura di 900 gradi, la stessa di un vulcano. I gas fanno ruotare una turbina 9.000 volte al minuto. E l'energia arriva alla trasmissione attraverso l'albero. La testa del rotore aziona le pale con una potenza di 6 Monster Truck. Proprio quel che serve per sollevare carichi da 7 tonnellate d'acciaio. La torre è in volo. Grazie al suo motore, Elvis può spostarsi alla velocità di 130 km orari. Va il doppio più forte. Dave vuole arrivare prima dell'elicottero per guidare l'operazione. Schiaccia quel pedale. Dove mi sta portando? Ma non tutte le strade provvisorie della prateria sono affidabili. Non gira intorno. E Dave non può nulla contro questo elicottero campione di sollevamento, ma anche di velocità. Spinto al massimo, Elvis brucia 40 litri di carburante al minuto. L'unità di controllo automatico, precisa come un orologio svizzero, alimenta il motore affamato di gas da 5 serbatoi separati. Se uno dovesse svuotarsi troppo presto, lo squilibrio di peso rallenterebbe l'elicottero. Per questo l'unità di controllo pompa cherosene dai serbatoi all'unisono, mantenendo il velivolo bilanciato anche quando viaggia alla velocità massima. La squadra di terra sembra avere qualche problema. Sarà quasi arrivato. Eccolo là. Mi senti? Dave ritrova la strada e arriva appena in tempo. 3, 2, 1. Arrivo. Ci sono quasi. D'accordo. Mezzo metro. Bene. Un metro, mezzo. Scendi un po'.
La vedo. Piano così. Ora vai giù. Vai giù, sempre dritto, così. Si fa difficile. Sali appena verso l'interno. Ecco il vento! Nel momento critico, il vento si alza di colpo e Travis perde il controllo della torre. Occhio. No, no! Non posso farcela con questo vento! Hai staccato una banana. Oscillando, la torre abbatte una delle banane, un connettore fondamentale per unirsi alla base. Oh, ne è caduta un'altra. Addio, care banane. Non c'è più modo di fissare la torre, quindi lasciamo perdere. Per ora, l'assemblaggio della torre è impossibile. Con la squadra a terra, Travis non può far cadere 7 tonnellate d'acciaio. A 2 chilometri dalla zona di montaggio, Jamie riceve la brutta notizia. Non può far altro che riportare la torre qua giù. Ora la squadra deve portare questo colosso a terra. Qualcosa per cui non è stato progettato. Lasciamo perdere! La riporto dagli altri. Sì, d'accordo. In Alberta, il vento forte costringe il mega elicottero da trasporto ad abbandonare l'assemblaggio di questa torre alla sua base. Questa volta non è andata bene. E stiamo anche finendo il carburante. Il primo pilota Travis e i copiloti Vic e Brad devono portare l'enorme struttura di acciaio al sicuro dalla squadra di terra, prima che l'elicottero rimanga a secco. Se c'è una cosa peggiore di non completare una struttura è restare senza carburante. Non sarà facile posarla al suolo, soprattutto quassù dove il terreno è in pendenza. L'unico modo è appoggiare la struttura sul fianco, manovra per cui non è stata progettata. Girala a sinistra. 3, 2, fermo così. È decisamente rischioso. Devono tenerla sospesa per 2 o 3 minuti mentre qua giù rimettiamo i sostegni. Sta fermo così, Travis. C'è pericolo che le gambe della torre crollino durante la manovra e gli uomini di Chad sono al lavoro proprio là sotto. Abbiamo diversi ragazzi sotto 7 tonnellate d'acciaio e 9 tonnellate di elicottero. Se qualche pezzo dovesse cedere, quella torre cadrà loro addosso. Bene, Chad, abbiamo inserito i sostegni alla base. Comincia a scendere piano. Ottimo lavoro. Allora inizio la manovra. Eccomi. Col motore spinto al massimo, Elvis brucia carburante in fronte e riversa sulla squadra a terra un vento da uragano a oltre 140 km orari. I ragazzi hanno qualche problema a contrastare il flusso d'aria. 3 metri 2 1. Mezzo. Piano, piano. Bene, è a terra. Ma non è ancora finita. La gru volante è sempre ancorata alla torre d'acciaio. Il destino dell'equipaggio dipende dai 4 ingegnosi ganci da carico. Ciascuno può sollevare oltre 2,5 tonnellate e devono rilasciare il carico in perfetta sincronia. Questo strumento di precisione replica la salda presa di un mammifero volante. Il pipistrello ha sviluppato uno strano modo di dormire. Quando va a posarsi, il peso corporeo dell'animale fa sì che un particolare tendine delle zampe chiuda un artiglio attorno al ramo. In questo modo può dormire profondamente senza sprecare energia. Anche i ganci della gru volante fanno presa come artigli, nonostante il peso del carico. Dalla cabina il pilota fa ruotare un magnete dentro ogni gancio, che aziona il meccanismo e apre l'artiglio. È fondamentale che i 4 artigli lascino la presa nello stesso istante. Così Elvis potrà alzarsi dalla zona senza rischi. Bene, Travis. Molla gli agganci. È andata? Sì. Bravo, Travis. Ottimo lavoro. Andiamo a fare il pieno. D'accordo. Aveva poco carburante e se i ragazzi non avessero messo subito i sostegni a terra, probabilmente la torre avrebbe finito per rovinarsi o, nel caso peggiore, sarebbe caduta. Fortunatamente per la squadra di terra e l'equipaggio, i ganci hanno funzionato. È importante che i ganci mollino la presa nello stesso istante. Se non dovessero aprirsi, Travis ha una soluzione disperata a portata di mano. Nascosta nel cuore della gru volante, c'è la salvezza del pilota in caso di emergenza. Un piccolo dispositivo chiamato Squib è pieno di esplosivo. Premendo un pulsante, la carica aziona una lama a ghigliottina che va contro lo spesso cavo di acciaio, sganciando qualunque carico. Lo Squib non è altro che il mio asso nella manica, ma spero di non doverlo mai usare. Finalmente Elvis fa una sosta
L'equipaggio ha l'occasione di riorganizzarsi. Abbiamo avuto qualche problema oggi. È brutto quando la situazione diventa così ingestibile. Facciamo una breve pausa aspettando che il vento diminuisca. Dopo 2 giorni degli 8 di missione, la squadra è già in ritardo. Il capo, Jamie, non può permettersi di sprecare altro tempo. Siamo indietro sul programma e perdiamo denaro ogni secondo che l'elicottero resta a terra. Al momento c'è solo una squadra al lavoro. Steve, passa al motore! Jake, di sopra! Passando 600 ore all'anno in volo, è fondamentale che l'elicottero sia sempre perfettamente funzionante. In pratica dobbiamo capire cosa vuole dirci. Ehi, sono un po' debole! Per individuare i problemi, Elvis ha uno strano modo di comunicare. Ed è proprio dentro le sue pale. Sotto la lamiera c'è un ingegnoso rilevatore di crepe. L'interno di ciascuna pala viene riempito di azoto ad alta pressione. Il gas spinge il pistone di questo manometro. Qualunque perdita di idrogeno fa scivolare l'indicatore all'interno, permettendo di individuare anche la minima fessura. I controlli quotidiani preservano l'efficienza di Elvis. Ma se emerge qualche problema grave, bisogna trasferirlo al pronto soccorso. 1500 km a sud, nell'officina di manutenzione, il personale smonta, ripara e riassembla la flotta di sollevatori quando giungono alla fine della loro vita. È composto da 3 parti, la coda, la struttura principale e l'abitacolo. In questo preciso momento stiamo per unire l'abitacolo alla sezione centrale di questa gru volante. Quindi allontaniamo i sostegni e solleviamo tutto. Allora ognuno deve girare una manovella, bene, via! Uniamo la struttura e fissiamo il tutto. Ancora un po'! Il telaio in alluminio può trasportare un peso superiore al suo, ma è così leggero che basta qualche meccanico per l'assemblaggio. Oh, 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 va bene così! Fissate! Abbiamo ancora tanto da fare, ma questo è un momento importante. Il nostro elicottero ha preso forma. Questa gru volante sarà pronta tra qualche mese. Ma in Alberta, Elvis ha fatto il pieno ed è pronto al decollo. A corto di tempo e di denaro, Jamie vuole riprendere l'operazione. Ehi, Dave, tu mi ricevi? Ma prima deve controllare il vento. A quanto soffia ora? Quelle sono miglia orarie? Miglia, sì. Quasi 70 km orari. E va bene. Così non ci siamo. Portare in volo 7 tonnellate d'acciaio mentre il vento soffia a 65 km orari è troppo rischioso per la squadra a terra. Arriva il momento di avvertire Jamie. Jamie, soffia oltre 60 km orari. È molto forte. Niente da fare. La fine sta arrivando. Ma non oggi, amico. Ah, ma allora c'è tempo per mettere le mani su qualche affare veloce. Proprio come ai vecchi tempi. Torna Affari Fatto e sarà l'ultima stagione. È tempo di aste! Da domenica 6 settembre alle 21.10 su D-Max, canale 52. Fantastico. Bex ti manda ad alcuni tra i migliori parchi e festival del mondo. Ordina Bex nel tuo locale preferito. Puoi vincere 2 biglietti e vivere un'esperienza unica. Bex, unlock your night. Tiene il pallone in campo, vuole lo spagnolo, ecco Morata, 1 contro 1. Morata va via, fallo di Ranocchio, giallo. Tutte le volte che combatto. Gli azzurri stanno battendo l'Irlanda, in attacco il capitano Sergio Parisse. 2 uomini su di lui, va a terra, deve presentare il pallone. Tutto il dolore che devo sopportare. I motori cominciano ad accendersi tra qualche secondo e il giro di ripetizione. Tutto per andare sempre più forte. Sulla linea di fondo, 1-2, bello questo numero per l'attacco. Tutte le partite come fossero una finale. Un calcio d'angolo, vettura prolungata a Neuer. Tutta la mia sicurezza. L'ha letteralmente sverniciato tutte le volte che ho perso la voce. Andremo a camminare la tortuga! Tutta la mia vita per momenti così! Tutto per darvi la più grande offerta di sport. Tutto con la qualità di Sky. Sky Sport. Tutto questo per amore dello sport. Potrà sorprendervi, ma queste persone non stanno semplicemente mangiando. Si stanno anche occupando del loro colesterolo. Ogni giorno cuore, olio di mais con acido linoleico che aiuta a controllare il colesterolo. I giorni non sono tutti uguali e finalmente neanche il tuo zaino. È arrivato The Double Project. 3 modelli diversi, Pro, Reversibile e Digital. Un unico schienale, tante cover bellissime, tutte intercambiabili. Per avere un nuovo look ogni volta che vuoi. Wow!
Entra nel Project con The Double Reversibile, lo zaino con uno stile dentro l'altro. Incluse trovi anche le cuffie coordinate. Seven The Double Project, Player Style. Dicono che passiamo la vita a lottare, ma noi lottiamo per vivere. Dicono che proviamo solo odio. Noi lo chiamiamo rispetto. Dicono che siamo pazzi. Beh, è vero, perché tutti sognano di eccellere in una disciplina, ma solo un pazzo può sperare di batterle tutte. Bellator, lunedì 31 agosto alle 23, solo su Dimax, canale 52. Nelle praterie canadesi in Alberta, una nuova linea elettrica prende forma in mezzo al nulla. In una lotta contro il vento, la squadra di Jamie è al quinto giorno degli otto a disposizione per assemblare 121 gigantesche torri d'acciaio. E ne restano ancora 51. È una vera impresa. E il vento rende tutto più difficile. Come avete potuto vedere, questo tipo di struttura viene sbattuta a destra e a sinistra ed è rischioso. Fatto il pieno? Sì. Oggi il tempo è minaccioso. Questo vento non promette niente di buono. Stavolta il primo pilota Travis passa davanti, mentre il copilota Brad va nella cabina posteriore. State partendo o volete aspettare un po'? Beh, Jamie ha detto che è pronto. Sì, possiamo andare. Decolliamo. Oh, merda. Abbiamo del bestiame proprio dove dovrebbe scendere l'elicottero. Partiamo. Va bene. L'equipaggio è pronto al decollo. Ma c'è una mandria di bestiame tra le torri che Elvis deve sollevare. Proveremo a spingerle dall'altra parte del recinto. Ehi! Vai! Vai, Terry! Jamie raduna i compagni di squadra, Terry e Dave, per cacciare il bestiame dal campo. Spingile di qua! Ah! Girati! Dall'altra parte! Di qua, Terry, di qua! Mandale a destra! Mi pare evidente che Terry non ha mai fatto l'allevatore. Da ragazzo di campagna, Jamie insegna il mestiere ai compagni. Vai così! Bravo, bravo! Wow, 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 wow! Ehi! La mandria si allontana appena in tempo. Ah! Non mi dispiace cacciare il bestiame. È divertente. Rick, attento ai corvi. Scusa. Dovremmo esserci. Ecco la prima torre da prelevare. Il vento da nord è bello forte. Cosa pensate di fare? Proviamo, se è troppo torniamo indietro. Quando il vento soffia forte, il rischio è alto. Molti elicotteri farebbero fatica anche solo ad alzarsi in aria. Ma questo non è un elicottero qualunque. Non ne posso più di questo vento. Nella trasmissione di questa gru volante c'è una scatola magica per affrontare il vento. Contiene un giroscopio, un minuscolo sensore di movimento. Rileva ogni mossa dell'elicottero. È un'invenzione grandiosa, che però deve molto alla cosiddetta mosca gru. Le ali posteriori dell'insetto sembrano bacchette vibranti. Alla loro radice, un gruppo di cellule sensoriali rileva la posizione della mosca. Scavalcando il cervello, inviano correzioni di rotta ai muscoli delle ali. Questo permette all'insetto di sfuggire a qualunque raffica e turbolenza. Il giroscopio di questo elicottero è 6 volte più piccolo, ma altrettanto efficace. Dentro c'è un peso che vibra su e giù. Quando il vento manda Elvis fuori rotta, il giroscopio emette un segnale che va direttamente alla testa del rotore, che corregge automaticamente l'inclinazione delle pale senza che il pilota debba far nulla. Mentre la squadra prepara il prossimo gruppo di torri a 2 chilometri di distanza... Vieni! Jamie vuole agganciare questa struttura da solo. Jamie ha deciso di fare l'eroe, un lupo solitario. 10! 5! 3! 1! Fermala! Arrivo! Il giroscopio di Elvis e l'abilità di Brad facilitano il compito a Jamie. Va bene, risali! È a posto! D'accordo. Vai avanti così! Bel lavoro! È andata meglio del previsto. Una volta agganciata la torre di 7 tonnellate, c'è da fare soltanto 1/2 chilometro fino al sito. Siete a circa 20 metri d'altezza. Questa volta dovete virare a sud.
All'improvviso, una forte raffica di vento fa vacillare la torre e Elvis va fuori rotta. A sinistra! Continua, continua! Risali, risali! Vai avanti così! D'accordo! D'accordo! Prendo il comando! Allora vai tu! Prendo il comando! Merda! Forse va meglio. Cos'è successo? Raffica improvvisa! Sono completamente in balia del vento. Tutto bene lassù? Temo che dovremo rinunciare. Travis decide di rinunciare. È troppo rischioso andare avanti. Devono posare subito la torre e Jamie è l'unico elemento nella zona. Dovrà farcela da solo. Ora incrociamo le dita. Che altezza siamo, Jamie? 2.5. Quasi 1.5. 1. 1. Vuoi inserire quel sostegno? Per evitare di rompere le gambe della torre durante l'atterraggio, Jamie deve sfidare il tremendo flusso d'aria dell'elicottero e inserire da solo i sostegni di metallo alla base. Ottimo. Ce la mette tutta. Hey, ready? È finito? Sì. Vuoi andare? Stai attento, giù così. Con calma. Troppo forte. Stai scendendo troppo veloce, Brad. Bene, rallenta un po'. Così. Sembrava la tempesta perfetta. Jamie, hai il fiatone. Sono sfinito. Ma è andata molto bene. Quasi faccio fatica a crederci. La prontezza di Jamie a terra e questo super elicottero in cielo hanno sconfitto il vento. È stato forte. Vero? Buongiorno. Buongiorno anche a voi, signori. Un'altra bella giornata nell'Alberta. Sembra quasi un controsenso. Una settimana di vento forte può sfinire gli uomini, ma non questa macchina. È stata una settimana dura, piena di alti e bassi. Siamo tutti molto stanchi ormai, ma serve l'ultimo sforzo. Finalmente hanno l'occasione che aspettavano da tempo. Il vento è calato. È il nostro momento. Ottimo. Finalmente il vento è calato. I ragazzi daranno il massimo. Dobbiamo recuperare il tempo perduto. Volando a tutto gas, l'elicottero piazza una torre ogni 7 minuti. Anche se a terra fossimo 100, quel bestione andrebbe comunque molto più forte. Devono sfruttare 36 ore di bel tempo. Per il momento sta andando tutto alla grande. E portare a termine la missione. Ottimo, questa è l'ultima. Se non sto sognando, abbiamo finito. Sì, bene. Roba da record. Chissà, non avevo mai visto delle torri salire così veloci. È stato forte, devo ammetterlo. Qualche ora dopo gli 8 giorni previsti, 121 giganteschi elettrodotti svettano nel bel mezzo dell'Alberta selvaggia. Una volta allacciati i cavi, questa linea sarà fondamentale per lo sviluppo della rete nel Canada occidentale, alimentando il boom petrolifero della regione. Abbiamo dovuto lottare contro questo clima, però ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi. Grazie. La vera stella è Elvis, il re degli elicotteri da trasporto. Dipendiamo da lui, la nostra vita dipende da lui. Le torri sono tutte in piedi, nessuno si è fatto male. I ragazzi tornano a casa felici. Quindi è andata bene. Travis! Grazie a voi, bravi! Non esiste macchina migliore per questo lavoro. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni. Con qualche chilometro in più all'attivo, Elvis parte per una nuova missione, affrontando sfide fuori dalla portata di qualunque altro mezzo di trasporto. E tutto grazie a pale da rotore all'avanguardia che girano a 790 km orari. A turbine da jet con la potenza di 12 auto da Formula 1. A un giroscopio rapidissimo per volare nella bufera. All'unica cabina di pilotaggio al mondo rivolta a poppa. E a ganci ad artiglio dalla presa infallibile. Sono i segreti tecnologici che hanno permesso a questo elicottero di evolversi fino a dominare su ogni altra macchina.